I tedeschi usano attualmente un grande castello vicino a Rennes in Bretagna come centro di riposo e di riunioni per gli ufficiali di Stato Maggiore. L'obiettivo in se stesso non ha un grande valore militare, ma con le conferenze e le riunioni che vi si tengono continuamente, non passa giorno che non vi sia un notevole numero di importanti ed alti ufficiali nel castello, di solito rallegrati da compagnie femminili. Eliminando un cospicuo numero di ufficiali superiori, noi sconvolgeremmo senza dubbio la catena dei loro comandi. Detto in breve, i nostri uomini paracadutati dovrebbero penetrare nel castello e uccidere quanti più ufficiali superiori è loro possibile. Gli dissi che avevo sentito parlare delle sue poesie. Sua moglie conosceva l'esatta misura dei loro rischi. Non sarebbero sopravvissuti a ciò che sarebbe accaduto in città. Li sollecitai ad andarsene, ad appartarsi in qualche posto di campagna dove avrebbero potuto salvarsi. Gli offrì di procurargli permessi, lasciapassare e certificati. Dissi loro le cose che dovevano prendere e quelle che dovevano lasciare. Ebbi la faccia tosta di chiedergli un volume dei suoi versi. E così ci separammo. Quando l'abbiamo scoperto, abbiamo pensato che potesse essere un'escrescenza di roccia magnetica e neanche un grosso meteorite di ferro nickel poteva produrre un campo magnetico intenso come questo. Così decidemmo di guardare meglio. E per di più, i rilevamenti sembrano provare che non è stato coperto da erosioni naturali né da altre forze. Pare che sia stato deliberatamente sepolto. Deliberatamente? No, l'unica cosa certa è che è stato piantato lì 4 milioni di anni fa. C'è una domanda che vorrei fare. Supponiamo che il ragazzo abbia veramente commesso il delitto e precisamente alle 12:11. Ora, come è stato preso dalla polizia? È tornato a casa all'1:10 circa ed è stato arrestato da due agenti nell'ingresso di casa sua. Ora, la mia domanda è questa. Se aveva ucciso lui suo padre, perché è tornato a casa un'ora dopo? Non aveva paura che l'arrestassero? Sono stato incaricato di parlare a voi quaccheri circa la guerra. L'Unione del Nord ha già sopportato 2 anni di guerra civile. Migliaia di uomini sono morti per liberarci dalla schiavitù. Non si tratta di lottare per la libertà o un principio, ma solo per proteggere i nostri focolari dall'attacco. E voi, figliolo, intendete assistere a una guerra così vasta senza muovere un dito? Avete paura, forse? Non lo so. Non voglio offendere, ma quanti approfittano del vostro credo per salvare la pelle? Ritenete giusto che altri combattano per voi? Per salvarvi la vita e le proprietà? Gli dissi, non basta imitare Laurence Olivier perché il pubblico ti applaudisca, mio caro. Bisogna innanzitutto avere una personalità. Guardate, Gaines, è stato riconosciuto un grande attore quando è risaltata la sua personalità. Joe, ma dove mai sarà andato a finire tuo marito? Ormai è un'ora che è uscito. Doveva vedere un tale, un certo Church? No, no, un certo Chapel. Ah, è vero. Chapel, cappella, confondevo con chiesa, Church. Non è un uomo, è un posto. È la cappella, Ambrose. Ci sono i nomi delle chiese nell'elenco? Beh, ora vediamo. Cerca di trovarla. Ecco qua, Ambrose Chapel, 17 Ambrose Street, West 2. È il solo scienziato che abbia la risposta al nostro problema. È per questo che dobbiamo operare. E ci serve lei. Possiamo ridurre tutto alle dimensioni che vogliamo. Persone, navi, armi, aerei. Possiamo rimpicciolire un esercito al completo e metterlo in una fiala. Da questo la sigla Centro Miniaturizzazione delle Forze. La miniaturizzazione persiste solo per 60 minuti, dopodiché tutto torna gradatamente alle dimensioni originali. Non c'è altro modo per raggiungere l'ematoma nel cervello di Benes. Metteremo un piccolo equipaggio e una squadra chirurgica su un sommergibile, poi ridurremo il tutto e lo inietteremo in un'arteria.
Mentre si inoltrava nel cuore della Transilvania, il professore Abronsius ignorava di essere sul punto di raggiungere lo scopo delle sue misteriose ricerche, per le quali per molti anni aveva viaggiato da un capo all'altro dell'Europa centrale, accompagnato unicamente dal suo fedele discepolo Alfred, il cui genio peraltro non veniva molto apprezzato. Abronsius aveva rinunciato a tutto per dedicarsi anima e corpo a quella che egli considerava la missione più sacra. Non sento l'allegro ticchettio della macchina da scrivere. Il mio cuore è ancora in questo ufficio, Casey. Parti fra 2 giorni. Passaporto, biglietto, autorizzazione. Poltrona di prima fila per gli esperimenti della bomba H. Ma la mia amichetta Gardenia Blu? Hai lasciato altre donne. Scrivile una lettera. Questa oggi è l'isola alla moda. Qui arriva gente da tutte le parti del mondo. Molti vengono per curarsi gli acciacchi del corpo, molti quelli dello spirito. Molti vengono per svago, per riposo, per studio, per snob, per cercare ispirazione, per trovare marito o per tradirlo. Un campionario umano straordinariamente assortito e interessante che dai porti del continente ogni giorno si imbarca su dei cambi di vaporetti. Quello delle 8:25 la mattina è sempre il più affollato.